venuto con Padre Pio qui dal convento, dal giardino, per raccontarvi quello che accadde a Pietrelcina attraverso questo libro Beata te Pietrelcina di Padre Lino da Prata e Padre Alessandro da Ripa Bottoni. Che cosa vogliamo raccontare? Vogliamo entrare un po' in un particolare un po' triste della vita di un uomo, Domenico di Pietrelcina, Domenico Tizzani. Lo sbaglio che Don Domenico Tizzani aveva commesso gli pesava addosso come una cappa di piombo. Ecco, Domenico Tizzani era uno spretato, così come si diceva all'epoca, aveva messo su famiglia. Era stato anche il maestro del giovane Francesco. C'è anche un episodio su questo, quando lui andava a scuola dal maestro Tizzani, secondo il maestro non si applicava. Addirittura un giorno disse alla mamma Peppa, Peppa, tuo figlio è un asino, è un ciuccio, non si, come si diceva una volta, non si applica. In realtà Francesco viveva un po' questa situazione, la situazione di Don Domenico, con un certo disagio. Infatti lui a volte, quando ha raccontato questo episodio, ne parla, scrive Padre Alessandro, con mesta dolcezza e in poche parole descrive la tragedia di quella casa. Don Domenico mi voleva bene, era un maestro molto bravo e la scuola la faceva bene, delicato, riservato, senza mai far trapelare con i suoi alunni il suo caso pietoso. Con la moglie parlava poco, più volte aveva tentato di spezzare l'infausto legame, ma c'era la prole. Non parlava mai di religione, stava sempre rinchiuso in casa e non ne usciva mai per la vergogna. Una volta venne l'arcivescovo di Benevento a Pietrelcina, lo mandò a chiamare in canonica, egli si fece scusare, ci sarebbe andato volentieri, ma non aveva il coraggio di uscire per la strada, attraversare la piazza, e così continuò a trascinare per casa la sua catena maledetta. Padre Pio, quando passava per la via dove abitava il suo antico maestro, se c'era qualcuno nella porta di casa, dove andava sempre di lui e gli inviava i suoi rispettosi saluti. Un giorno vide la figlia di quell'infelice sulla soglia, con le lacrime agli occhi, e la chiamò per nome: Assunta, come sta il professore? La donna, tremando e singhiozzando, disse: sta malissimo. E Padre Pio, risoluto: posso visitarlo? Senz'altro, lo fece salire. La figlia avvisò che c'era Padre Pio. Siamo sempre nel periodo della strana malattia a Pietrelcina, era un giovane sacerdote. A quell'incontro la commozione vinse tutti e due, e tutte le volte che Padre Pio racconta questo fatto si commuoveva ancora. E vado sul virgolettato: fu una vera grazia per il suo antico professore, perché nessun sacerdote osava accostarsi a quella casa, perché dicevano che quella casa era la casa di uno scomunicato. Restarono soli con Dio. L'infermo si confessò, pianse amaramente le sue colpe. In quella casa tornò la grazia del Signore. Padre Pio ne informò subito l'arciprete, che esultò di gioia ringraziando il Signore. L'infermo, dopo appena qualche giorno, rese l'anima a Dio. Tutto il popolo ne esultò. Se Padre Pio non si fosse trovato, quel sacerdote sarebbe morto da disperato, poiché nessuno dei sacerdoti locali osava andare a fargli visita. Era tale lo scandalo a quei tempi, e la lezione che si voleva dare con lo scandalo era a danno di chi? Così raccontava Padre Pio, scrive Padre Alessandro, ed ogni volta che ricordava questo episodio alzava gli occhi al cielo ed era tutto commosso da non poter dire più una parola, implorando così la divina misericordia.